Oggi parleremo del passaggio dal Fa al Do settima e per estensione dal Do settima al Sol. Il Fa e il Sol sono in barré, il Fa sul primo tasto, il Sol sul terzo. Il Fa, anulare, quinta corda, terzo tasto, mignolo, quarta corda, terzo tasto, medio, terza corda, secondo tasto, indice sul primo tasto su tutte le corde. Il Sol, la stessa posizione del Fa, però trasportata di tasto. Il Do settima, che è questo. Anulare, quinta corda, terzo tasto. Medio, quarta corda, secondo tasto. Mignolo, terzo tasto, terza corda. Indice, seconda corda, primo tasto. Poi vanno portate su, va appiattita un pochino la mano, adesso poi lo vedremo meglio, perché la sesta e la prima corda nel Do settima non devono suonare. Andiamo dal Fa. Fa, passiamo al Do settima. Dobbiamo lasciare l'anulare che fa da perno e spostare e alzare tutte le dita, sia le dita davanti sulla tastiera, ma anche il pollice dietro, perché la mano poi deve fare una rotazione sul polso, sull'anulare, e andare a prendere la posizione del settima. Per tornare lo stesso, alziamo tutto meno che l'anulare, anche il pollice, vedete, si stacca anche qui. E roteando verso l'esterno il polso si arriva a prendere la posizione del Fa. Diciamo subito che man mano che facciamo meglio questa rotazione, le dita vanno quasi a prendere da sole la posizione, quindi è un passaggio in realtà abbastanza semplice, posto che si faccia bene la rotazione. Vedete? Prendete sempre la figurazione in aria e poi andate giù. Per estensione, il Do settima, possiamo passare anche al Sol. Come? Scivolando con l'anulare e posizionandoci sul Sol e viceversa. Sempre roteando il polso e mentre roteiamo il polso non lasciamo la quinta corda con l'anulare che deve sempre scorrerci perché è il nostro puntello, il nostro punto di appoggio.